Pier Silvio Berlusconi, per la prima volta, interviene in merito alla messa in onda di Amici. Il messaggio per Maria De Filippi è chiaro. Si è conclusa sabato 18 maggio l'attuale edizione di Amici, un programma che ormai da due decenni conquista ottime percentuali di share. Maria De Filippi si dimostra una delle poche garanzie di successo per Pier Silvio Berlusconi, accompagnata da poche pietre miliari quali ad esempio Le Iene e Striscia la Notizia. I programmi di contorno invece deludono di frequente l'amministratore delegato, soprattutto se osserviamo l'andamento del palinsesto della stagione televisiva di quest'anno. L'allontanamento di Barbara D'Urso non ha certo favorito il riscontro mediatico che da sempre caratterizzava l'operato della conduttrice, così come la scelta di affidare l'Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi. La vera padrona di casa di Canale 5 è niente di meno che Maria De Filippi, la quale in seguito al mancato rinnovo del contratto della povera Carmelina gode del pieno potere mediatico. Uomini e donne, così come c'è posta per te, ma anche appunto Amici e Tu sì che vales, garantiscono a Mediaset un introito notevole, tanto da mantenere lo storico bipolarismo, ultimamente in crisi, con Mamma Rai. E così, di fronte all'ennesimo successo della compagna di vita di Maurizio Costanzo Pier Silvio Berlusconi ha deciso per la prima volta di intervenire direttamente e pubblicamente sul suo operato. Pier Silvio Berlusconi, un chiaro messaggio per Maria De Filippi. Raramente Pier Silvio Berlusconi ha concesso elogi pubblici ai suoi collaboratori, ad eccezione di Maria De Filippi. Il rapporto di stima reciproco, manifestato spesso e volentieri nel corso degli anni, si è concretizzato ulteriormente durante il funerale del Cavaliere, scomparso nel mese di giugno 2023. La conduttrice, contrariamente ai colleghi, era seduta tra le prime file accanto ai familiari. Ha stretto la mano al secondogenito ed abbracciato la primogenita Marina, elogiando al contempo la memoria dell'ex premier vestendosi di bianco come gradito all'ex leader di Forza Italia. Non dovrebbe stupirci dunque la scelta dell'AD di dedicarle delle parole al termine dell'attuale stagione televisiva, la prima senza Silvio Berlusconi. Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario, si legge sul comunicato. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più grande factory dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni Maria De Filippi ha consentito ad alcuni pilastri della musica italiana di prendere il volo, da Emma ad Alessandra Amoroso, per poi passare dalla più recente Angelina Mango reduce dalla sua performance agli Eurovision Song Contest. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra. Un grande successo di Mediaset, ha quindi concluso Pier Silvio Berlusconi.